Un processo lungo decenni che sembra non conoscere la parola fine. Il teatro Petruzzelli di Bari è di proprietà della famiglia Messenine Magna e non del comune, che dovrà dunque restituirglielo, ma i proprietari dovranno contestualmente risarcire allo Stato i costi della ricostruzione pari a 46 milioni di euro. A stabilirlo è la Corte di Appello di Bari, che con una sentenza ha accolto in parte il ricorso della famiglia, ribaltando la decisione dei giudici di primo grado. Nell'aprile del 2019 infatti il Tribunale Civile di Bari aveva confermato la validità della delibera comunale del 12 giugno 2010, con la quale il comune si tirava fuori dal protocollo d'intesa del 2002, che consentiva alla famiglia di restare proprietaria del Politeama. Una struttura storica, simbolo della città, palcoscenico prestigioso inaugurato nel 1903, dopo che qualche anno prima l'amministrazione comunale aveva ceduto gratuitamente a privati il suolo per la costruzione del teatro. A cambiare la storia fu l'incendio che nel 91 distrusse la struttura. La famiglia Messenine Magna avrebbe dovuto ricostruirla in 3 anni. Il Petruzzelli fu invece interamente riedificato con fondi pubblici. Nel 2002 però un protocollo di intesa con Ministero, Regione, Comune, Provincia di Bari e la vecchia Fondazione Petruzzelli consentì alla famiglia di restarne proprietaria. Con la delibera del 2010 il Comune in autotutela revocava l'adesione a quel protocollo siglato davanti all'allora Ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani e che prevedeva, tra l'altro, che la Fondazione gestisse il Politeama per 40 anni pagando un canone di 500.000 euro l'anno ai Messenine Magna, proprietari della struttura. Il comune di Bari torna così ad essere proprietario del Petruzzelli fino alla sentenza delle ultime ore della Corte d'Appello, con la quale si stabilisce che la struttura deve tornare nelle mani dei Messenine Magna. Non solo, con una seconda sentenza la Corte d'Appello ha dichiarato nullo proprio quel protocollo che regolamentava i rapporti tra proprietà ed enti locali per 40 anni, accogliendo in questo caso il ricorso della Regione Puglia. Nella giornata di martedì 23 novembre, il sindaco di Bari Antonio De Caro, che ha prontamente chiesto un incontro urgente con il governo, e il ministro della Cultura Dario Franceschini si incontreranno a Roma per discutere di questa importante vicenda che sta a cuore davvero a tutti, cittadini compresi, che vorrebbero che il teatro fosse dichiarato di proprietà della città.